Il pilota lo hai preso e lo hai preso forte. Ti abbiamo dato i giusti elogi e i meritati complimenti per aver preso un pilota forte, ma adesso devi dargli anche la macchina buona, perché con una macchina che va a singhiozzo, Verstappen non ti può fare i miracoli in Formula 1. Buon pomeriggio a tutti ragazzi e buona domenica, benvenuti in questo video, io sono Dario del Darion e oggi siamo qui per commentare Napoli-Girona, la prima sconfitta del Napoli di Conte, sono arrivati i primi gol, sono risorti diciamo, negli elementi della piazza qualche dubbio, qualche perplessità, qualche preoccupazione, qualche giudizio tranciante sia in positivo che in negativo, quindi andiamo un po' a parlare di tutto questo. Prima di cominciare vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale, mi raccomando, è totalmente gratuita, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati e cosa importante ragazzi, ditemi nei commenti un po' il vostro parere, il vostro pensiero su Napoli-Girona 0-2. Detto questo, cominciamo subito. Questa è la formazione che schiera Conte nella prima frazione di gioco, confermato il 3-4-3 con Meretti in porta, Buongiorno braccetto sinistro, Rachmane al centro e Di Lorenzo braccetto destro. Spinazzola, Lobotka, Anghissà e Mazzocchi a centrocampo e davanti Kvara e Politano alle spalle di Raspadori. Allora, partiamo col fare un po' la cronaca della partita. Diciamo che in generale questa partita il Napoli ha subito parecchio il gioco del Girona. Ho visto sinceramente una squadra che era più avanti, secondo me, di condizione, che era più brillante fisicamente, e allo stesso tempo ho visto un Napoli che era un po' sulle gambe. Parte, diciamo, meglio il Girona nel complesso ha fatto un gegenpress molto aggressivo ed è stato bravo a intercettare bene le linee di passaggio nostre ed è stato poi un pressing anche molto sincronizzato, ecco, quindi si sono mossi molto bene dal punto di vista della fase di non possesso. Diciamo che la prima grande occasione arriva al 12° minuto con questo cross al bacio di Kvara sul secondo palo dove va a chiudere Mazzocchi, che però, come abbiamo detto tante volte, la qualità è quella che è. E la butta fuori di testa. Al 16° minuto il Girona fa una serie di passaggi di prima e va a superare senza troppi problemi la nostra prima linea di pressing con gli attaccanti e ho notato che quando viene superata la prima linea di pressing si crea praticamente una voragine, cioè abbiamo praticamente la spaccatura difensori e centrocampisti attaccanti che sono andati a fare la prima linea di pressing, quindi sono usciti molto bene. Questo superamento della prima linea di pressing poi ha portato a un'azione che si è conclusa con il tiro da fuori e che non ha impensierito Meret. Al 23° arriva il gol del Girona che nasce da il ormai solito errore che Meret fa in impostazione e qui mi voglio soffermare un attimo. Allora, ormai Meret è diventato un caso mediatico, cioè nel senso sappiamo benissimo che lui è un giocatore che crea molta spaccatura nella tifoseria, è un portiere che ha dei pregi ma anche dei difetti. Dalla mia bocca non sentirete mai dire che Meret è scarso, che non può giocare manco in Serie C, perché queste sono cazzate. In Serie A ci sono portieri ben peggiori di Meret e che giocano senza troppi problemi. Meret però ha un problema evidente, cioè a parte l'insicurezza, che quello ormai abbiamo capito essere un punto proprio negativo del portiere, ma anche l'aspetto decisionale, cioè ragazzi, Meret va a fare un passaggio ad Anghissà che era in mezzo a due. Là non è tanto un problema di non saper impostare dal basso, ma è un problema proprio di decisione sbagliata. Cioè tu gli fai a passare la palla a uno che è raddoppiato da due uomini del Girona. È normale che poi quello perde palla e si crea il gol, ok? Quindi io in quell'occasione parlerei più di decisione sbagliata, cioè ha passato la palla all'uomo sbagliato, ok? Poi sappiamo che Meret coi piedi non è questo fenomeno, lo sappiamo benissimo, ed io qui apro un'altra piccola parentesi, cioè se tu vuoi impostare dal basso, allora perché punti su Meret? Cioè quest'anno in teoria abbiamo un portiere, Caprile, che dobbiamo ancora scoprire, ma non è che Caprile
è il messia. Si può rivelare meglio come si può rivelare anche peggio, però bisogna vederlo all'opera. Se tu vuoi impostare dal basso, Meret non è proprio l'ideale, ok? Allora a questo punto, cioè io per esempio avrei voluto vedere un po' più Caprile e capire appunto se era il portiere adatto per impostare dal basso, perché Caprile comunque lo abbiamo visto poco, secondo me in questo ritiro l'abbiamo visto giusto nelle primissime amichevoli e non mi era dispiaciuto, però l'avrei voluto vedere anche in queste partite con avversari un po' più tosti e capire se era, se poteva fare al caso nostro. Poi ripeto ragazzi, Meret è un portiere che ha dei pro e ha dei contro. Io mi sono già espresso da mesi su Meret e ho sempre detto che è un portiere buono per la Serie A. Non ho mai condiviso chi parla di portiere scarso, una sedia, un citofono, perché quelli sono a mio avviso opinioni troppo aggressive e dettate dall'odio, ecco, verso questo calciatore, così come Politano. Ecco, Politano e Meret sono due giocatori che sono i classici bersagli della piazza che ogni anno deve cercare quel calciatore che deve essere la fonte di tutti i mali. Quindi io Meret, come ho detto negli scorsi mesi, per me il suo tempo a Napoli è finito, io opterei per la cessione. Ormai però siamo il 4 agosto, ci sono problemi ben più gravi di Meret da sistemare, quindi io credo che un altro anno ce lo faremo. Poi magari Conte a una certa dice basta, gioca Caprile, e quindi poi vediamo Caprile cosa è capace di fare. Quindi al 23esimo il Girona va in vantaggio, intanto scende il diluvio universale che va inevitabilmente anche a condizionare la partita. Ho visto in generale ragazzi un Napoli che sulle uscite ne ha sbagliate veramente tante, infatti Conte si sentiva specialmente inizio partita, non sbagliamo le uscite, quindi questa cosa delle uscite bisogna tenerla bene a mente perché è uno dei problemi di questo Napoli. Al 39esimo c'è un'altra occasione per il Girona da parte di Portu con una bella parata di Meret. Nel secondo tempo, subito a inizio secondo tempo, c'è un'altra sbavatura di Meret in impostazione. Diciamo che il Napoli dopo il gol subito fatica molto a reagire, non abbiamo visto queste grandi occasioni limpide a parte il colpo di testa di Mazzocchi nel primo tempo. Abbiamo al 54esimo il tiro di Anguissa da fuori area che arriva dopo un doppio dribbling di Kvara. L'azione si conclude con una parata di Gazzaniga. Al 57esimo arriva l'episodio, uno degli episodi chiave diciamo, anche in ottica mercato, cioè l'infortunio di Mazzocchi. Si parla di una distorsione alla caviglia, forse non ce la fa per la partita di Coppa Italia contro il Modena, e io sinceramente ragazzi questo infortunio lo vedo come una cosa positiva, non nel senso che godo perché Mazzocchi si è fatto male, non mi permetterei mai, però questo infortunio può essere magari quella miccia che fa pensare dobbiamo muoverci sul mercato e andare a prendere un sostituto, e tra parentesi under 22, perché a livello di liste stiamo bloccati. Ovviamente poi al posto di Mazzocchi entra Zerbin che si mette sulla destra, intanto cambio qui la formazione perché nel secondo tempo c'è qualche cambio. Al 73esimo c'è l'autopalo di Spinazzola e lì ancora una volta ragazzi secondo me l'autopalo arriva da un'indecisione, da una poca sicurezza che il portiere trasmette al reparto difensivo, perché secondo me là Meret se usciva, cioè poteva tranquillamente prenderselo quel pallone, invece rimane tra i pali. Non vedo neanche tanta comunicazione con i compagni di reparto, c'è questo Spinazzola che deve andare di petto e deve rischiarsi questo autogol, per fortuna poi va tutto sul palo, però lì ripeto vedo mancanza di presa netta, presa di posizione da parte del portiere, e vedo anche poca comunicazione con la difesa. Al 75esimo abbiamo i cambi che sono due, più quello di Zerbine che è arrivato prima. Entrano Simeone e Rafa Marin ed escono Raspadori e Spinazzola. Anche oggi ragazzi, anche ieri in realtà, Raspadori l'ho visto molto isolato. Ragazzi, Raspadori non può fare il centravanti in questo Napoli e con il gioco di Conte non lo può fare. È un chiaro segnale che Conte sta dando alla società per dire dovete muovervi col mercato perché mi serve la punta. E poi la situazione diciamo dopo i cambi è questa qui: Zerbin si sposta a sinistra, Di Lorenzo viene avanzato a esterno a tutta fascia a destra, Rafa Marin fa il braccetto destro, Buongiorno rimane il braccetto sinistro.
e poi Simeone al posto di Raspadori. Al 78esimo c'è un palo di Rachmani sul calcio d'angolo. Una cosa che mi è piaciuta di questo ritiro è che vedo un Napoli più pericoloso sui calci d'angolo. Abbiamo avuto varie occasioni, diciamo, durante queste partite sul calcio d'angolo. A volte ha preso il palo, a volte si è andato proprio a un centimetro dal gol. Però vedo un Napoli che sui calci d'angolo mi sembra un po' più pericoloso. All'81esimo arriva poi il raddoppio del Girona. Abbiamo questo giocatore che non mi ricordo sinceramente chi è, che sta sul lato destro del campo, quindi attacco sulla nostra fascia sinistra. C'è questo attaccante del Girona che si infila tra il centrale e il braccetto. Poi subito dopo il gol abbiamo Kvaratskhelia, che è forse la seconda occasione più limpida di tutta la partita, che va al tiro, però Gazzaniga la para coi piedi. All'88esimo poi esce Politano ed entra Ngong. Questa è stata la partita. Diciamo, in generale, ragazzi, il Napoli ha avuto due occasioni abbastanza nette, però il Girona sicuramente ha avuto più occasioni, è stato più in partita, quindi questo è. Ora, prima cosa importante da dire, ragazzi, il risultato conta zero. Non eravamo da scudetto prima e non siamo adesso da decimo posto, perché ovviamente dopo questa sconfitta sono arrivati i primi giudizi trancianti, i primi giudizi molto negativi. Ora, io non dico che dobbiamo essere stramega iper ultra ottimisti, però non dobbiamo neanche essere stramega iper ultra pessimisti, cioè dobbiamo avere un equilibrio. Hai perso un amichevole, va bene, secondo me è anche buono che perdi le amichevoli, perché ti rendi conto prima dei problemi che abbiamo. E ragazzi, di problemi ne abbiamo tanti. E il primo è il portiere, lo sappiamo benissimo. Manca il centravanti, manca l'esterno destro, mancano dei ricambi a centrocampo per Lobotka. A sinistra c'è questa coppia Spinazzola-Mario Rui che onestamente la vedo molto rischiosa. Hai un giocatore come Buongiorno che è adattato, ok? Lui può fare il braccetto sinistro, ma lui nasce principalmente come centrale marcatore e lo stai mettendo adattato a sinistra. Ci abbiamo una serie di problemi e a me la cosa che preoccupa è il tempo. Ragazzi, io ho fatto un video esattamente una settimana fa dove dissi: magari questa è la settimana decisiva per chiudere i colpi Brescianini-Gilmour e per cedere i vari giocatori. Ragazzi, è passata una settimana da quel video, non è successo niente, zero. Gaetano ancora si sta trattando col Cagliari. Loro offrono 8 e tu vuoi a tutti i costi prenderne 12. E siamo fermi là. Cajuste, si dice sempre interessamenti dal Galatasaray. Lui vuole andare in Premier League. È tutto fermo. Mario Rui sta ancora qua. Ora si è detto il Napoli è aperto a un prestito con diritto di riscatto, ma se ne parlerà a fine mercato. Abbiamo il problema dell'esterno destro che non si fa un nome, non ci sono novità su quel fronte. Abbiamo il problema di Osimhen che sta ancora lì, che stiamo ancora a fare il giochino del rialzo. Loro vogliono offrirtene 80, tu ne vuoi almeno 120. Cioè, ragazzi, il Napoli secondo me si sta prendendo un grosso rischio. E questo rischio poi si va inevitabilmente a riflettere su Conte. Il pilota di Formula 1, no? Può essere bravo quanto vuoi. Ok, prendiamo Verstappen, no? Verstappen che è il miglior pilota di Formula 1 oggi che c'è in circolazione. Ma Verstappen è il miglior pilota di Formula 1 perché c'ha una macchina che è la più forte di tutte le altre. Ok, faccio questo paragone, questa metafora. Il pilota può essere bravo quanto vuoi, ma se non gli dai una macchina all'altezza, lui non è che ti può fare i miracoli. Io purtroppo devo ripetere sempre le stesse cose, ma è quello il punto di tutta la questione. Dobbiamo muoverci, dobbiamo accelerare, siamo già in netto ritardo. Ragazzi, sabato inizia la stagione, sabato è tra sei giorni, e qua stiamo ancora in alto mare per quanto riguarda il mercato. Conte non può lavorare bene se non ha la rosa al completo e non ha giocatori con le caratteristiche che lui vuole. Perché, per esempio, il centravanti. Conte vuole il giocatore alla Lukaku. Ma può mai fare il suo gioco con un Raspadori, che è l'esatto opposto dell'identikit del centravanti che vuole Conte? Cioè, non stiamo mettendo Conte nelle giuste condizioni di lavorare. E questo è una colpa della società.
che sta continuando a fare questo giochino del rialzo. Tu, Gaetano, ne voglio 12, te ne diamo 8. No, ne voglio 12, altrimenti non te lo do. Osimhen, voglio 120, te ne diamo 80. No, se non mi dai almeno 100 o 110 non te lo do. Oh, siamo al 4 agosto. Io penso che ormai il Napoli adesso debba anche accontentarsi di quello che arriva. Non siamo più nelle condizioni di dettare legge sul mercato. Potevo capire a giugno, a luglio, ma qua stiamo ad agosto. Dobbiamo velocizzare. Perché ragazzi, la storiella del sigaro che me lo accendo con le banconote, tanto per cambiare, si è rivelata una cazzata. Perché ormai questo soggetto... da anni a questa parte fa solo quello, dire cazzate. Non siamo nelle condizioni di essere dominanti, non siamo nelle condizioni di fare il cavolo che vogliamo sul mercato. Ci dobbiamo adattare e dobbiamo prendere quello che arriva. Cioè Gaetano 8 milioni è una cifra più che buona. È un giocatore che tra un anno va a scadenza, ti sta offrendo una cifra che supera il valore di mercato del calciatore. Gaetano vale 6 milioni più o meno, te ne stanno da 8. Cioè tu addirittura ne vuoi 12 e per colpa di questo tira e molla, intanto è passata una settimana, continuiamo ad avere delle lacune a centrocampo, che poi la cessione di Gaetano non ti serve a niente perché a livello di liste sei sempre bloccato. Il problema più che altro è Kajust, il problema sono Khedira, sono altri giocatori, ecco lo stesso Khedira, il prestito del Tolosa con obbligo. E quando ci vogliamo muovere? Capito? Cioè ragazzi... Noi stiamo iniziando la stagione con Raspadori centravanti, che è l'antitesi dell'attaccante che vuole Conte. Cioè, io penso che questa sia proprio la cartolina perfetta di come il Napoli si sta approcciando a questa stagione. Sinceramente, ragazzi, la preoccupazione, almeno per quanto mi riguarda, aumenta di giorno in giorno. Però non sono neanche uno di quelli che è super pessimista, che pensa che faremo un altro anno da decimo posto, perché il Napoli non è una squadra da decimo posto. Questa preoccupazione può trasformarsi in qualcosa di negativo come può trasformarsi in qualcosa di positivo. Io batto sempre su quel punto, dobbiamo muoverci, dobbiamo velocizzare, e se accontentarti di quello che arriva ti aiuta a velocizzare il tutto, io dico allora facciamolo. Ti danno 8 per Gaetano, prenditeli. Ti arrivano 80 per Osimhen, 70, prenditeli. E cerca di chiudere il più possibile i colpi in entrata, perché ragazzi, Conte è uno che se non gli dai la squadra e non lo accontenti, quello non si fa problemi a dirtelo. E non si fa problemi poi a fare anche qualcosa di più grave, come ad esempio le dimissioni, perché lo ha fatto in passato. Quindi attenzione, perché poi non possiamo neanche prendercela con Conte, perché se la società non gli fa la squadra che lui vuole, non possiamo poi prendercela con Conte. Ok, hai preso l'allenatore migliore in circolazione, ma devi metterlo anche nelle condizioni di lavorare bene. Quindi ragazzi, questo è quanto per oggi. Io sinceramente in questo momento sono preoccupato. Sono preoccupato, l'entusiasmo per l'arrivo di Conte non dico che è finito, però è passato in secondo piano. Vorrei tanto che il Napoli velocizzasse un po', quindi fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, forza Napoli sempre, perché quello non mancherà mai, però per favore, veramente ve lo chiedo col cuore, cara SSC Napoli, muoviamoci, perché il pilota lo hai preso e lo hai preso forte, e lo sappiamo tutti, e ti abbiamo dato i giusti elogi e i meritati complimenti per aver preso un pilota forte, ma adesso devi dargli anche la macchina buona, perché con una macchina che va a singhiozzo Verstappen non ti può fare i miracoli in Formula 1.